Con Mister Galletti al termine della partita 2-2 tra Tavagnacco e la sua Res Roma, una rimonta completata, forse però non era il risultato che ci si aspettava. No, abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo concesso due gol ingenui, poi siamo stati bravi perché nel migliore momento nostro del primo tempo abbiamo gol del 2-0 al 44. Secondo tempo siamo entrati col piglio giusto con quello che doveva essere l'inizio della gara e quindi siamo stati bravi nel recuperare poi la partita. Secondo tempo penso che De Bona non abbia mai fatto un intervento. Però queste sono le partite così, questo è il campionato. Oggi qui per noi è uno scontro diretto, perché comunque è uno scontro diretto. Peccato perché potevamo e dovevamo fare meglio. Comunque poi dopo recuperi una partita sotto di 2-0, va bene, troppe occasioni, noi creiamo tanto e sbagliamo tanto ancora. Dopo la partita con il Chievo lei aveva parlato di errori che non si potevano vedere a gennaio, inizio stagione sì, ma a gennaio no. Forse errori che abbiamo visto di nuovo, si attacca tanto ma si è lasciato molto spazio in contropiede, come ha detto lei, De Bona non ha praticamente fatto una parata eppure ha subito due gol. Com'è possibile? Ecco, è possibile, quando tu cerchi di essere sempre propositivo, di essere bravo poi a tenere gli equilibri, e noi spesso questo non riusciamo a ottenerlo purtroppo ancora, però poi devo dire che il secondo tempo abbiamo fatto un secondo tempo importante, nel senso che comunque non abbiamo concesso nulla, siamo sempre stati nella metà campo avversaria, peccato perché poi becchiamo nell'ultimo passaggio oppure calciamo. Oggi penso che abbiamo preso tutti i difensori loro addosso, sembra un gioco, però ripeto, peccato perché abbiamo buttato un primo tempo. Se dovesse pesare i piatti della bilancia, è più scontento per una vittoria che non è arrivata o più contento per una reazione della squadra? Vista come si è messa la partita, quindi sotto di due gol, alla fine devi essere contento perché prendi comunque un punto che muove la classifica, se voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Se invece vedo il bicchiere mezzo vuoto, ripeto, il primo tempo e soprattutto i primi 20 minuti non puoi approcciare così, su un campo così. La prossima partita, un altro impegno tosto contro un Genoa, una squadra che di nuovo potrebbe buttarla dal punto di vista fisico soprattutto. Si preparerà la partita in maniera diversa, forse qualche cambio, qualche giocatrice come Montesi e Verrino dal primo minuto, o bisogna valutare squadra per squadra? Valutiamo intanto la settimana, come hanno le ragazze e come stanno. E oggi comunque eravamo già un po' in difficoltà tra Naidenova, Nagni, Clementi, Antonelli che è entrata dopo. E quindi sappiamo che noi dobbiamo preparare le partite settimana per settimana, in base anche all'avversario. Noi abbiamo la nostra idea e proviamo a proporre il nostro calcio, alcune volte ci riesce bene, altre meno, però ecco, oggi c'è rammarico da una parte, ma come ho detto prima, poi alla fine sotto di 2-0 prendi un punto che comunque muove la classifica. Perfetto, grazie mister. Con Verrino al termine della 14ª giornata del campionato femminile di Serie B, suo il gol del pareggio, il 2-2 proprio lo scadere che ha salvato la Res di Roma contro una sconfitta che stava arrivando sul campo del Tavagnacco. È il risultato che volevate? Assolutamente no, purtroppo abbiamo preparato la partita tutta la settimana, sapevamo che andavamo a incontrare una squadra che combatte su ogni pallone, sicura di sé, che non merita di stare dov'è. Purtroppo volevamo la vittoria, però sono state brave anche le avversarie a gestire la partita. Abbiamo visto una squadra che in verità fin dal primo minuto ha spinto tanto per provare a trovare il vantaggio, forse troppo. I gol sono arrivati da due contropiedi, uno proprio in termine di primo tempo in cui si poteva fare più attenzione, si rischiava di lasciarci voler via la partita. Sì, assolutamente, abbiamo avuto anche noi tantissime occasioni da gol che sicuramente era meglio sfruttare dall'inizio per portarci subito in vantaggio. Bravi anche loro a saper gestire la situazione, occasioni da parte dall'altra, è stata una partita combattuta e ci sta il pareggio. Forse anche qualche lamentela sia da una parte che dall'altra per un arbitraggio che ha lasciato proseguire molto, tanti interventi duri da una parte e dall'altra, ha influito sulla partita, c'è stato un po' di cattiveria o era soltanto l'agonismo dovuto all'importanza del match? Sì, quando si giocano queste partite qui è inevitabile che subentra anche un po' di nervosismo, è normale, determinazione è quella che fa la differenza, quindi l'arbitro si è ritrovato molto in difficoltà in questa partita. Il tuo ingresso in campo però, mossa vincente, sei entrata subito con il piglio giusto, alla fine il pareggio è arrivato proprio con la tua zampata. Sì, quando ho la possibilità di entrare, quando ho questa occasione cerco di aiutare il più possibile la squadra. Ho avuto la fortuna di andare in gol, però per me l'importante era cambiare la partita e dare tutto in quei minuti. Perfetto, grazie mille.
con Mr. Campi un sorriso probabilmente a metà, un punto che si voleva, un punto importante per la classifica, ma per come è arrivato magari si sperava in qualcosina di più. Sicuramente, per come si era messa mi aspettavo, insomma speravamo di fare sicuramente, di concluderla meglio. E non è stata sicuramente comunque una delle nostre migliori prestazioni, anzi abbiamo sbagliato qualcosa soprattutto nel secondo tempo. Per cui sì, stavamo quasi pregustando comunque tre punti, invece ci accontentiamo. Lei parla di un secondo tempo giocato sottotono, ma nella prima frazione invece abbiamo visto un ottimo Tavagnacco. Vedendo una partita del genere, si può pensare che questa squadra sia così in ritardo in classifica? Ci capita spesso di farci questa domanda e evidentemente dobbiamo migliorare delle cose che purtroppo ci costano sempre tanti punti. Sicuramente siamo una squadra giovane, inesperta, che magari certi momenti non li sa ancora leggere con le dovute capacità di interpretazione dei momenti difficili, no? Che anche oggi, insomma, questo secondo tempo magari non brillante, però insomma la stavamo portando in fondo e abbiamo preso gol alla fine. Dopo l'ultima partita lei ha detto ci manca sempre qualcosa, forse la concretezza. Concretezza che però oggi almeno nel primo tempo l'abbiamo vista, abbiamo visto delle belle giocate, due gol sono arrivati da due belle combinazioni, belle azioni. Tavagnacco che spesso arrivava vicino alla porta anche nelle altre partite ma poi calciava con difficoltà. Oggi le combinazioni sono state più vincenti nonostante mancasse anche una giocatrice come la Uzcheda. Avete lavorato su questo o cosa è cambiato? Ma ci stiamo lavorando sicuramente. Quando parlo però di concretezza è anche in altri ambiti, non solo in avanti, è un po', ripeto, quella cosa che dicevo prima, la capacità di interpretare i momenti, di ottenere il massimo da ogni situazione e non sempre siamo bravi in questo, sia in avanti che nel resto del campo. La classifica è complicata, ma io vorrei sottolineare anche la grande vicinanza, il grande attaccamento del gruppo dopo il primo gol con l'esultanza proprio sotto l'Uzcheda con la sua maglietta. Quindi, nonostante una classifica piuttosto complicata, mi sembrano delle ragazze molto unite. Questo sicuramente. Abbiamo un ambiente sano e comunque anche il nostro gioco esprime e dimostra questo. Dimostra che siamo un gruppo, che giochiamo da squadra, che quello che possiamo lo mettiamo in campo. E nel gol abbiamo voluto insomma manifestare la nostra vicinanza alla nostra compagna che purtroppo si è infortunata. La prossima partita è con il Ravenna, una partita da vincere senza se e senza ma. Vuole puntare a un bel gioco cercando di trovare la vittoria o ci si accontenta della classica giocata sporca ma bisogna portare a casa il bottino pieno? Diciamo che il giocare bene dovrebbe essere prodromico all'ottenere il risultato, no? Si cerca di giocare bene per quello, per ottenere il risultato, ma ci servono i tre punti. Indubbiamente. Grazie, Mr. Campi.